Oh, rieccoci qui con il terzo episodio della retrospettiva classica di Castlevania. Oggi giochiamo a Dracula's Curse, ovvero Castlevania 3, che è l'ultimo capitolo per NES, uscito da noi qua dice del 90, ma in verità in Europa nel 92, in Giappone 89, quindi nel Famicom sotto il nome ovviamente Akumajo Densetsu, ovviamente. La leggenda del castello del diavolo sarebbe. Sì, perché comunque diciamo che Dracula è un po' come il demonio, visto, no, da questi contadini. Intanto vado un attimo sulla gestione streaming, 2 secondi, cosa succede? 100 anni prima della nascita di Simon Belmont, quindi diciamo che è un prequel, la luna brucia di rosso e diventa tutto nuvoloso, insomma un'atmosfera molto creepy, molto paurosa, perché cosa succede? Dracula si è risvegliato, adesso io perché non ti sto a leggere, me la ricordo, perché poi anche la storia che da cui è tratto l'anime, cioè che poi il cartone di Netflix, no? La storia di Trevor Belmont. Quindi tutta la Valachia diventa molto oscura, tenebrosa, perché appunto Dracula ha, come c'è scritto qui, assemblato un'armata delle tenebre, Army of Evil, no? Il perché noi lo sappiamo, perché l'abbiamo visto anche su Symphony of the Night, se avete seguito la run, perché gli hanno ucciso la moglie umana. Lui stava con una certa Lisa, no? Che era una, diciamo, praticante delle arti mediche, quindi un dottore, una dottoressa, diciamo, una guaritrice, una curatrice, insomma, chiamatela come vi pare. E grazie a Dracula è riuscita ad ottenere una scienza più evoluta, perché ricordiamo che Dracula è un uomo di scienza, un uomo, un vampiro ormai di scienza. Solo che la gente non lo capisce, nel senso, pensa che siano tutte stregonerie, ovviamente, e così come la moglie, mentre lui era in un viaggio, è stata presa da quella che potrebbe essere l'Inquisizione e l'ha bruciata come strega, diciamo. No, senza diciamo, così e basta. L'ultima difesa, leggo qui, siamo noi, Trevor Belmont, che però avrà dei compagni a suo seguito. Grant Dynasty, che è il pirata, che non è presente sulla serie Netflix, non so perché, io ho visto prima solo le prime 2 stagioni, la continuerò prossimamente, perché non l'avevo mai presa in mano, diciamo, è molto figa come serie. Non ne ho mai preso visione. Poi abbiamo Sifa o Saifa Belnades, che appunto nel cartone si chiamano i parlatori, lo sto guardando in italiano, però comunque è una mistica, una maga alla fine che controlla gli elementi, fortissima tra l'altro. E poi per la prima volta in assoluto, ma non su questo canale perché abbiamo già giocato a Symphony of the Night, Alucard, il figlio dimenticato di Dracula, leggo proprio testualmente lì. E quindi noi possiamo aggregare, intanto abbiamo il gioco che ho impostato, così ci leggiamo anche un altro po' di storia. Intanto guardate questo fantastico sprite. Bellissimo. Musiche sempre eccezionali. Durante il XV secolo l'Europa, in Europa, no? C'era una persona, un uomo, cioè una persona più che un uomo, chiamato Dracula. Ha praticato la stregoneria per creare un mondo malvagio e riempirlo di maligno. Ha cominciato a soverchiare tutti i continenti dell'Europa, diciamo, tornando, facendoli diventare tenebrosi, insomma cattivi, turning good to bad qua usa. Però tutti quelli che avevano osato affrontarlo non sono sopravvissuti, però appunto finalmente arriva un Belmont, uno della famosa famiglia che ha una grande storia contro queste creature, contro le creature della notte, no? Però appunto anche qua lo dice come sulla serie. Le townspeople, i villagers, non so, i villani, hanno paura anche dei poteri dei Belmont, perché anche loro hanno comunque studiato un po' di stregoneria, un po' di magia, qualcosa, ma certo non è che sono maghi, però comunque hanno i loro strumenti più tecnologici, quindi le persone non conoscendoli hanno paura, come è sempre stato così, no?
La gente ha paura di ciò che non conosce. Ok, intanto faccio una cosa velocissima. Sì, qua si ripete, intanto premiamo start. Io ho già impostato dei tasti, adesso vi spiego ancora. Intanto, ok, start. Qua ti fa inserire il nome, non so, no, non so perché. Ok. Io, beh, scrivo Dan, che sono sempre le iniziali che uso nei giochi arcade. Questo non è arcade, cioè sì, stile arcade, però non siamo in sala giochi sicuramente. E qua vediamo il buon Trevor che dopo aver pregato si rialza. Ok, let's go. Qua cosa c'è? Il gameplay è comunque similare, vedi, prendiamo il potenziamento, abbiamo già la Morningstar, pugnaletto, saliamo su. E quindi dicevo, qual è la peculiarità del terzo capitolo? Che possiamo avere dei gregari che con il tasto triangolo, io ho impostato così, ok, già siamo alla frusta più lunga. Possiamo cambiare, ognuno ha delle sue abilità che non mi sono andato a vedere perché io l'ho già finito tempo fa, ma non mi ricordo assolutamente nulla. Però ho scoperto, mi sono informato su questo, che non si possono aggregare tutti e tre insieme, come accade nel più recente gioco, sempre di Koji Igarashi. O era Koji Igarashi? Insomma, che è il creatore di Castlevania, che ha fatto questo gioco, Curse of the Moon, ovvero Bloodstained Curse of the Moon, dove praticamente riprende un po' i classici Castlevania. Lì ci sono vari personaggi, uno richiama sicuramente, che richiamano un po' questi tre utilizzabili, cioè quello un po' più agile, quello un po' mago, e poi c'è il protagonista, no? E che volevo dire? Ah, qua c'è la boccetta. Qua invece se ne può aggregare solo uno. E sono nascosti nei livelli, perché come vedremo a breve, alla fine di ogni livello ci sarà un bivio da scegliere, quindi ci sono molti livelli da visitare, mi pare 17 totali. Ah, ecco, questo mi prende sempre, ma a noi non ce ne frega. Via 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 via. Ah, che maledetto il lanciatore d'ossa. Ci sono ben 17 livelli, però noi non li vedremo, noi faremo una run. Intanto fammi salvare, usiamo i quick save sempre per sicurezza. Poi fatemi sapere se volete che giochi anche i capitoli per Game Boy, che qua in questa collezione ce l'abbiamo. Fatemelo sapere ormai in un commento su YouTube, oppure se vi connettete a breve ve lo ripropongo come domanda. Ok. Quello non si sa come si prende, vabbè. Se no andiamo direttamente a Super Castlevania 4. Vedi, queste piattaforme non succede niente se ci vai dopo. Però se ci salti, roteano, va bene. Buono a sapersi perché ci sarà utile a momenti. Ok, qua salvo. Ecco, va un po' che arriva il nostro nemico favorito, che se avete seguito le altre live o visto i video sapete che noi adoriamo le teste di Medusa. Sono proprio simpatiche. Cerchiamo di non saltare. Ok, va bene, vedi, già roteava, va bene. Oh, e te pareva, già metà vita così, ma no, a breve ci cureremo, non vi preoccupate. Devo riuscire a cercare di non cambiare arma, perché prima per sbaglio avevo preso l'orologio. Io sono un grande fan della boccetta, che in verità è l'acqua santa, no? Invece ho scoperto che altri giocatori, vedevo delle sessioni di retro gaming, non fa impazzire, ma secondo me è molto forte. Perché appunto dà un effetto, questa è la smart bomb come al solito, dà un effetto costante molto forte. Ok, qua c'è il nostro, un altro dei nemici prediletti, poco odiosi diciamo, ovvero l'uomo pulce. Eccolo lì. Ma non vi preoccupate perché io qua
Devo fare, ecco. Qua era palese che si spaccasse se abbiamo. Dopo l'esperienza di Simon Quest non ci spaventa più nulla. Ecco, un'altra volta. Qua lui ci può arrivare. Fammi salvare perché non vorrei perdere tutta la vita. Comunque, primo livello abbastanza easy. Perfetto. Vabbè, 59 boccette sono esagerate, me ne basteranno la metà. Questi come al solito puoi intercettare i colpi anche in modo più semplice che il primo Castlevania. Perché Trevor sembra menare più veloce, è un gioco un po' più fluido, ha una palette anche diversa, molto. Cioè, che ricorda più il primo che il secondo, aia. Che lui è tutto sull'arancione. No! Vabbè, non importa. Non importa. Anche col pugnale ce la facciamo. Qua ancora non c'è la scelta. Che se prendi una cosa poi puoi scegliere di tornare a quella prima. Una volta raccolto è finita. Ecco, qua c'è il primo boss, che non è il solito pipistrellone, ma è un boss abbastanza figo comunque. Io lo bombardo con i coltelli. Fammi passare di qua giusto per non far il becero. A posto. Sconfitto. Qua io, come ben sapete, vi consiglio sempre una soundtrack del gioco. Qua ce n'è una bellissima, ma non so se ci passiamo, perché i livelli appunto sono divisi. Non mi ricordo come si chiama, però ve la faccio sentire sicuramente. Ok, sopra andiamo alla Clock Tower. Invece sotto, però e sopra ci sarà il pirata. Ma noi scegliamo di fare un altro tipo di percorso, perché ci sono quattro finali. O Trevor da solo, o Trevor col pirata, Trevor con Saifa, o Trevor e Alucard. Però noi faremo quello con Saifa, proprio per farlo un po' più ispirato alla serie che ho appena visto, diciamo. Che palle, dico sempre diciamo. Ecco, appunto, sono morto. Questo è instant kill, come al solito. Non pensavo facesse danno anche lateralmente. Spero di trovare ecco la boccetta, l'ho trovata subito. Il poltergeist solito. Perfetto. Ora. Non manco farci apposta, vi giuro non me lo ricordo. Non è la prima volta che lo finisco, ma non mi ricordo assolutamente nulla. Poi tra un personaggio all'altro penso che, oltre che l'attacco, cambino le abilità speciali che uno ha, cioè le sub-weapon. Salviamo. Anche perché qua nessuno ci dice niente. Poi dopo ho visto che c'era anche la funzione di vedere il manuale. In caso, quando sbloccheremo un personaggio, gli diamo un occhio anche per completezza. Qua si può andare, no? Dicevo, c'è una soundtrack di un livello veramente bella. Ah, qua ci sono i gufi maledetti, che è un nuovo nemico. Mamma mia, proprio letali. Ho perso la croce, ma va bene uguale. Sì, non ci facciamo spaventare. Aia. Oh, ci hanno massacrato questi. Fammi fare un salvino, che se no l'ho giocata un po' male. L'ho giocata un po' malino. Allora,
Quello è il Blood Skeleton, quindi quello che risuscita. Aspetta, fammi fare una cosa. Ma lì si può andare, fammi fare una prova. Ah no, è proprio... Infatti faceva parte dello sfondo, ma era giusto per capire. Va bene, let's go. Uno, due e tre, come al solito. Uno. Poi c'è una nebbiolina, però c'ho paura. In teoria in questo livello non ci dovrebbe essere boss, se non sbaglio. Mi potevo anche lanciare una boccetta, sinceramente. Addirittura ci lascia... Ah, non si vedeva, c'è la scala qua, ok. Poi qua, alla fine, boh, non c'è più niente. Boh, devi andare qui e basta. Ecco, qua possiamo andare giù dove c'è la soundtrack più bella, ma se andiamo dritti è quello che voglio fare. Ci sono delle statue, vedete, delle persone incappucciate, pietrificate o congelate. Chi sarà? Però chi ha già visto la serie ha già capito dove andremo. Ah cavoli, non mi si è ricaricata la vita. Attenzione, devo stare muy attento. Ecco. Tipo non prendere la boccetta. Non prendere l'ascia. Ma devo trovare un bel pollastro. Altrimenti qua... Infatti non c'era boss, forse perché... Questi livelli sono collegati, non mi ricordavo. Questi sono quelli che poi su Symphony of the Night lasciano le spore, no? Vado molto cauto, molto easy. Ma arrivano all'infinito? Io andrò avanti così, se vi farete male sarà colpa vostra. Ottimo che sono a volte spostate dal vento, perfetto. Fammi fare un save. Quindi dico, fatemi sapere se volete vedere anche i capitoli per GBA dopo aver fatto... No, di per GBA, scusa, per Game Boy e basta. Ah, cavolo, mi son perso questo. Lo voglio prendere, però. Ma chi è che me lo dava? Già mi sono scordato. Ah, perché forse se sconfiggi... È vero, come nell'uno, se te sconfiggi i nemici con le sub-weapon, a volte ti possono droppare effettivamente... Il triplo lancio. Perché ricordiamo che il numero romano in alto a destra sarebbe quanti ne posso lanciare alla volta degli oggetti. Quindi aumentare la frequenza d'attacco. Quindi abbiamo visto che nell'anteprima del livello c'erano delle statue. Questo chi è? Uno scheletro con la frusta? Ma come si permette? Questi sono quelli di Simon Quest super bifidi. Eccolo, ti pareva. Lo sapevo, guarda, lo sapevo. Comunque questo si finisce anche easy senza i save, tranquillamente. Basta stare un attimino... Cioè, non so dopo, però... Mi fammi fare un save. Che devo fare un trick assoluto. Ecco, cioè stare fermo e per essere preso. Ti prego non arrivare ragno finché io sto decidendo che... Però se riscende io sono preparato. Ah...
Facciamo veloce e indolore. Salve spettatore che ti sei connesso. Stiamo giocando a Castlevania 3 Dracula's Curse per la retrospettiva sui Castlevania classici. Ultimo capitolo per NES o Famicom, dipende se sei nato in Giappone o no. Ecco, siamo arrivati al boss. Vedete queste statue che vedevamo nell'anteprima di livello? Chi sono? Ah, sembra esserci un orco che ha visto la serie, un orco, un ciclope che ha visto la serie e sa che questo è il ciclope che pietrifica la gente, no? Proprio come succede nella prima season, forse lo devo baitare in qualche modo così. Dai, vai lì che ti lancio la boccetta, ne ho altre 54, non è che mi fai paura. Come succede appunto nella scena poi della prima stagione, perché nella prima stagione si crea diciamo il party e basta, sono quattro puntate dove si crea il party che andrà a sconfiggere poi Dracula, sconfiggerà, non lo si sa. E questo è il ciclope che pietrifica con i suoi raggi laser e dopo averlo sconfitto speriamo che il suo effetto svanisca, no? E infatti cosa succede? Abbiamo liberato una persona. Grazie per avermi aiutato. Sono Saifa, The Vampire Hunter, la cacciatrice di vampiri. Ti seguirò se avrai bisogno del mio aiuto. Adesso mi farà la scelta. Cosa farai? Take him, in verità è una donna, take care sarebbe. Certo che la prendiamo, noi vogliamo fare il finale con Saifa, che io chiamo Sifa in verità. Yes, questo. Perfetto. Speriamo che uno spirito magico ci darà. Buonasera, perfetto, piacere, Trevor Belmont. E si parte, adesso questo è un percorso obbligato e si va per forza nel livello della barca a full vita. Adesso salviamo e vediamo un po' le caratteristiche di Saifa. Guardiamo un attimo il manuale. Aspetta, non c'è un modo, un tutorial per dire che ci fa vedere come funzionano i personaggi? No, non ci interessa. Io ho messo che con triangolo cambio personaggio. Aspetta, ma se io ho perso la boccetta? Ah no, ce l'ho sempre, perfetto. Mi piace il cambio lento dei personaggi nei giochi perché di solito a me non piace cambiare. Lei c'ha sta bacheca e vediamo cosa fa di potente la buona Saifa. Vedi, lei c'ha delle subweapon tutte sue. Falte qualcosa di particolare, no. Qua ho salvato, vero? Perché volevo vedere se è come il primo Castlevania, che sono inconsistenti le scale. Sì, se non premi giù diventano inconsistenti. Perfetto, proprio una pera cotta, Saifa. Ah, qua ci sono quei mostri che poi li ritroviamo su Symphony of the Night. Com'è che si chiama? Oh, che miseria, ma no. Le fa sta fiammata che spreca solo un cuore. Poi il range è veramente. Ecco appunto. Il range è veramente limitante. Però c'ha. La sua mossa è forte. Però là chissà cosa c'è. Fammi cambiare e lanciare una boccetta. Oh, ma si è maledetto, c'ha un allungo pauroso questo. Ah, c'erano dei cuori che comunque fanno comodi. Invece quello che mi ha fatto brillare è l'invulnerabilità momentanea che abbiamo già visto anche su Castlevania 1. Oh, questo si. Oh, si è rigenerato l'infame. Però a me toglie solo 3 tacche anziché 4. Quindi Saifa, diciamo, ha. Possiamo vedere, ha un po' meno difesa. Poi mi piacciono un sacco questi sprite monocromatici.
Salviamo. E quindi sì, possiamo portare al boss finale solo uno di questi tre personaggi. Io per farlo un po' così canonico a Netflix ho scelto di farlo con Saif, anche perché Grant non mi piace tanto, è sto ladro, no? Col pugnale che sarà, perché sì, strautile per carità. Invece Alucard anche era bello usarlo. Vabbè, questi si crepano queste mattonelle. Molto peligrosa questa nave affondata. Prima dello streaming dovevo andare in bagno e la prossima volta è un po' memoria, perché dopo io voglio fare le cose. No, voglio la mia boccetta. Faccio le cose di fretta perché ci tenevo a fare questa live. Mi piace molto fare questa retrospettiva. Ecco, ti pareva? Oh, fammi salvare prima che succeda un macello. Quindi spettatore che è passato non ci ha detto niente, non si è palesato alla fine. Pazienza. Ma qui non ho capito se. No, non è tangibile. Ma io dove devo andare? No, devo andare qui. Perfetto, immaginavo ci fosse un pollame. Oh sì. Qua non mi ricordo assolutamente che boss c'è, perché io l'ho finito una volta solo tanto tempo fa, non mi ricordo neanche chi mi ero portato dietro come sgherro. Forse il ladro. Madonna loro che scomodità che sono. Tu mi vuoi fregare, lo so. E ci sei riuscito. Vabbè, abbiamo metà vita, 41 bocce, ce la facciamo. Qualunque boss sia, vedrai che è un boss che non si può, dove non si possono utilizzare le boccette. Ah, ok, fortuna ho salvato, pensavo tornasse su. Ok, è una di quelle che. Perfect, tipo devo fare così. E voilà. No, sapevo che c'era il pugnale nascosto da qualche parte. Comunque anche il pugnale non è male. Anzi, forse qua la boccetta è nerfata perché, boh, non l'ha stannato tanto bene il boss di prima. Però comunque rimane. No, caspita. Rimane costante. Vai, 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 vai. No, aspetta, voglio vedere cosa c'è qua. Un cuore sempre utile. Vedi comunque come continua a bruciare. Bello, sto grigio. Cos'è, ha bruciato qui, no? Ah, c'è Medusa, giustamente. Stavolta non mi sbaglio, che nel primo Castlevania ho detto che era Carmilla, ma non è vero, Carmilla solo nel 2. Cioè, massacrata così. Madonna, l'ha bruciata st'acqua santa. La faccia che, no? Ah no, è continua però.
Ah, è vero, poi c'era scritto sulla mappa che... aveva due boss questo stage. Ecco, ora ho capito cosa volesse dire. Ora ho capito benissimo. Pensavo che era tipo una doppia scelta, invece no, indicava il doppio boss. Infatti non stiamo usando la povera Saifa. Che qua gli voglio fare una bella fiammata al tizio. Voilà. Bigon. Però vedi, questi qui è basso, no? Lei non può fare la fiammata bassa. Quindi devo per forza con Trevor fare così. Aia. Che stoccata maledetta. Comunque tolgono, sti pezzenti. Chissà se con Saifa possiamo fare un boss in modo cheap, come stiamo facendo con le boccette. Oh, qua cosa c'è? Non so, mi ricorda. Sapevo che c'era qualcosa di strambo. Mi ricorda appunto, da lo stavo dicendo bene, Strider per NES. Ricordiamo che il buon Strider è uscito anche per NES. Sarebbe bello giocarci, insieme. No, abbiamo bisogno della massima. Esatto. Ok. Qua ci sarà il secondo boss. Comunque è bello, questo è molto rigiocabile anche. Mi gusta parecchio. Ecco, ti pareva. Proprio sempre sul filo del rasoio. Più che altro questi piccioni sono difficili da sconfiggere. Oh, mi segue? Che fai? Sono letali questi piccioni. Niente, volevo provare a sconfiggere. Magari con Saifa, vediamo. Perfetto. Una bella... dai, però. Che ansia qui. No, veramente sono antipatici una maniera finta. Ah, ok, pensavo... Non so cosa avevo in mente. Dai, caspita, non mi è mai successo. No, cioè adesso non mi fare imbestialire, non è mai successo, eh. Brucia. Perfetto. Mi piace molto anche il design di Saifa su Castlevania Judgment, che è il picchiaduro col design del mangaka di Death Note, che adesso mi sfugge il nome. Mi viene Takeshi Obata, ma Takeshi Obata mi sa che è un altro, vero? Perfetto. Ah, si è rigenerato, immagino. Per sbaglio ho cambiato. Come si chiama? Vabbè, mi ricordo. A me ti appari da qua. Aspetta un attimo. 2 secondi. Che volevo vedere appunto una cosa. E anche perché...
c'ho questo dubbio. Atsugumi, un manga scritto da Tsugumi Oda, però da chi è, disegnato? Non, perché ho quel nome in mente? Takeshi Obata, vedi, allora mi ricordavo bene. Rimetto un attimo, io perché volevo dargli la fiamma. Oh, B, grande schivata. Sì, c'avevo troppo il dubbio di aver detto una balla. E rimettiamo full screen della mia live. Sono nella chat room. Qualcuno ha scritto qualcosa? No. Occhio, lui è l'infame. Però siccome è infame, noi lanciamo una boccetta dall'alto. E cosa serve anche fare? Avere un attacco che ci permette. No. Chissà, beh, perché sicuramente sbucheremo da là. Un attacco che ci permette a palombella, che ci permette appunto di attaccare dall'alto. No. Lo sapevo che c'era qualcosa, ho detto dai, non ci sarà. Oh, guarda che si sono rigenerati tutti i bastardini. Assolutamente sì, cuore multiplo. Allora, lunghetto sto livello, eh. Chi ci sarà? La mummia? O la morte, non so, non c'ho proprio un'idea. Ma vedo, qua si può tornare addirittura indietro. Noi ci prendiamo solo il sacco di... E chi è costui? Ma è lui il boss? Ah, no. No, sono le mummie. Io mi metto qua. Io non mi... No, c'ho solo una hit. Ma questo sai che non è banale farlo con un... potendo essere colpiti una volta sola. E va nella seconda, giustamente. Quindi sono quattro mummie anziché due. Quindi il doppio di quelle viste su Castelvania. Però basta che tra una boccetta e l'altra... Ah no, c'è l'orco, così, a sorpresa. A sorpresa c'è il ciclope di prima. Oh, ma è straforte. Ma quando fa la corsa inarrestabile, devo essere già sopra uno di... Eh no, non puoi farmi dopo che sono appena sceso dal piedistallo, cioè un'infamata. Cioè, oppure quando inizia così, dai, con la corsa inarrestabile. Incredibile. Eh no, non me la puoi fare che so lontano, dai. Perché devi essere per forza su quel piedistallo, però è un'infamata, sinceramente.
No, sono stato troppo repentino, però lo stile è questo, cioè non mi devo mai fermare, sempre ignorante. Posso fare l'infamata, lo sapevo. Ah, oh, mamma mia, e dammi tregua. Oh, troppo veloce. Quindi due mummie e un ciclope pietrificante. Com'è che lo chiamava sul cartone? Eh no, sei un bifidus. Ah. Oh, ma non gli fai niente, sembra. No, troppo repentino. Oh. Perché a volte sembra che non gli fai niente. Forse qua i coltelli sarebbero stati più efficaci, non lo so. L'hanno un po' nerfata sta boccetta, devo dire la verità. Ah, ma lo devo colpire nell'occhio. Adesso farà. Ah! Hai visto? Hai visto? Mamma mia, ti ho detto, se mi uccideva con quello spegnevo tutto, mi ha preso un colpo. Quindi si parte direttamente. Ah, beh, si va già al castello di Dracula. Quindi la scelta è stata solo all'inizio, perché mi sa che il Sypha Path è solo così. Ok, salvino. Perché sono 17 livelli totali, dopo ognuno 3. Non mi ricordo quanto ci è rimasto, sinceramente. Sì, mi sono perso i 5 cuori, mi scoccia una balla, come si dice in un paese qua vicino. No, guarda chi ci sono! Le guardie alate. Ovviamente, vedi, ho sbagliato a premere e è diventato incorporeo. Va bene. Però mi sto portando gli oggetti da. Anche in quell'altro, così. Ottimo. Vedi che se uccidi alcuni nemici con la Sub-Weapon ti dà il triplo attacco. Ora possiamo lanciare fino a 3 strumenti alla volta. Occhio. Va bene, ce l'accogliamo. Mamma mia, c'ho una strizza. Stiamo salendo molto in alto.
che noi creiamo uno scudo di... Dai! No, eccoli, va. Gli Axe Armor, i nostri favoriti. No, stavolta veramente. Ah. No, questi sono però comunque infamoni. Usiamo Saifa, magari con una bella svampata di fuoco gli facciamo vedere chi comanda. Ecco, non in questa maniera. Comunque loro condividono la barra vitale, chiaramente, ma ci sta, se no sai che... Lei c'ha solo questa palla di fuoco, chissà, non c'è capitato altro strumento. No, cosa ho fatto? Poi il caricamento è di... Devo salvare ogni schema devo salvare. No, quella bassa non fa in tempo a tornare giù, invece con l'alta sì, va bene. Va bene. Vedi, è più veloce, tipo, comunque. O comunque non ci se la fa. Castlevania Judgment, no, dicevo che il design era bello perché era fatto dal disegnatore di Death Note, però il sistema di combattimento era tipo un Power Stone, quindi un'arena fighter, però poteva essere un po' più carino, però mi è piaciuto tanto. Ah, le solite guardie nostre favorite. Se lei usa... No, pensavo... Oh, che è successo? Adesso ho fatto caso. Con la bacheca mi fa troppo ridere. Salviamo un attimo. Comunque non me l'ero accorto. Pensavo di essere stato io. Invece no, il castello sta facendo cose. E noi dobbiamo salire prima che ciò accada. Ecco, non troppo in fretta perché ci potrebbero essere dei bifidus. E dai, chi te l'ha chiesto? Dai, rifacciamo sto pezzo, tanto. Babam, appare la guardia, perfetto. Ma noi con molta pazienza la fustighiamo con la nostra bacheca magica. Salviamo qui. A uno scalino prima perché non si sa mai cosa può succedere. Oh, vedi, perché quando sei sulle scale sei troppo in una posizione. Ok, farei così. La sfera cosa fa? Bellissimo. Questo è sgravato, mi sa. Trucco fare così, puoi andare indietro. Ma allora scusa, come si fa a fare no damage? Troppo incasinante. Uno e torni indietro. Quello va su. Vabbè,
No, dovevo andare avanti. No, vabbè, avevo capito. Po'. Ah. No, niente. Ma non volevo, ho premuto su per fare la fiammata, ma... Ok, veloce, 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 veloce. No, non mi sta bene, troppa vita così. Troppa vita per... Ma perché non me la spara? Devo ancora capire. No, anche sull'uno, su Simon Quest, sparare dalle scale è complesso. Non voglio capire. No, loro ci passano proprio sulle scale, non so se hai visto. Vabbè, io meno dalle scale normalmente. Tipo così, potrei? Sì, si può fare, però devo stare attento. Vabbè, quanti ne devo fare? Tutti passano perché fanno sto zigzag. No, questo io non lo sopporto. Ok. E via così. Ok, salviamo prima che succeda qualcosa di strano. Ok, abbiamo 22 attacchi secondari. In questo caso fiammate. Ok, qua cosa succede? Abbiamo un Axe Armor. Però non ci fa passare. E vabbè, ci scogiteremo qualcosa. Oh. Mamma mia, no, questi qua. Riprendiamo Trevor un attimo. Morte istantanea. Ma cambiano anche i cuori? Ognuno c'ha un cuore? Perché mi sa che io non c'avevo così. Ma cos'è? Perché non l'ha counterati come al solito? Cioè io devo arrivare al primo scacchetto e premere subito giù, perché sennò mica ce la fa. No, non ce la fa. Vedi? Torna giù, Madosca, che fastidio. Uno, due. Ah no, uno, due ne spara. Già stavo sbagliando. Volevo lanciare una boccetta, invece no. Te la prende. Ok, salviamo. Quicksilver sono un po' lenti su questa versione, però. Vedi, già qua una roba a distanza sarebbe stata meglio. Ma tanto...
si triggerano. No, volevo provare una cosa. Ho capito forse dove vogliono arrivare. Ne triggero uno, uno, due, poi vai giù, uno, due, e salendo dovresti far così. Però è troppo veloce, nel senso non so se ce la faccio. Sì. Proprio al filo del rasoio, veramente. Uno, due, io quasi... Ah, ecco appunto. Già ho sbagliato. Uno, due. No, non l'ha sconfitto in tempo. Ah. Oh, niente. Aspetta. Sì, oppure ci arriva anche Trevor con la frusta, chissà. No, forse... Ah. Che scomodità le scale, guarda, le scale su Castelvane sono incredibili. Uno, due, perfetto. Ho capito. Cioè no, è un fuoco incrociato che non se ne riesce. Poi non puoi neanche saltare perché c'è anche lo sparo sopra, Dosk. Bubu 7 te fa. Ok, va bene. Molto molto bene. Non so cosa ho fatto, meglio così, abbiamo vinto. C'è già il corvo bastardo che ci aspetta. L'infamone. Eccolo l'infamone. E io ti brucio. Bello sto terrazzino, mi gusta parecchio con questo verde e viola. Palette molto bella. È tornato, e alla fine non contento, maledetto. Oh, e tanto mi sale su, madonna, le scale di Castlevania. No, forse con la batteccata al momento giusto io la faccio. Yeah. Ce ne saranno altri 28 di corvi, no? Speriamo di no. Almeno un altro ce n'è. Fa ride troppo che c'ha sta batecca. Che si dice bacchetta, non date retta al dialetto. No, Frankenstein. Ah no, ti lancia direttamente dei cioè. Però con due o tre fiammate muore, devo dire. Ma come faccio? Vabbè, non sono morto ancora. Creatura di Frankenstein infame, per te solo le fiammate. Perché ricordiamo che non è Frankenstein, è la creatura del dottor Frankenstein. Comunque un mostro ispirato alla creatura, perché sul bestiario mi sa che si chiama proprio creatura. The creature. Arriviamo al castello di Dracula.
Oh, si parte carichissimi. Madonna, non neanche avevo le mani sul pad. Brava, sai, fammi usare un attimo Trevor. Però bellissimo che le fiammate toglievano tantissimo. Passiamo alle battute finali, chissà. C'ha un botto di vita. Soundtrack sempre più bella. Ma chi c'è? Il Merman. Non potevo chiedere, no, non potevo chiedere di meglio. Acqua, pezzo, classico pezzo con l'acqua che rallenta più piccione. Non potevo chiedere di meglio. Dai, dai, dai. Ah, poi se salti, giustamente. Più infamoni. No, aspetta, ho capito. Facciamolo meglio, che qua dopo la vita ci serve. Ah, ma gli infamoni li puoi già. Chi sono? Trevor Belmont? Ancora più lento. No, aspetta, qua un attimo. Fammi prendere un po' di respiro che devo capire bene. Ah no, comunque saltando. E let's go. Questo mi ricorda il terzo livello del primo gioco. Che iniziava che devi andare verso sinistra, ma poi si torna sempre verso destra. Volevi, eh? Oh, il Fleeman, fammi salvare prima che arrivi. L'uomo pulce, ricordiamo. Fleeman. Non c'è un modo, io se facessi così. Ecco appunto. Cascato subito nelle trappolone del gioco. Ok. Aver bruciato con la mia Morningstar. Oh, già di nuovo? Pensavo sbattesse, invece si poteva tranquillamente. Questo livello mi sa di lunghetto, eh. No, stavo già un attimo osservando la conformazione. Ecco appunto. Sto di sta. Devo premere giù. Io ho premuto giù però, eh. Evidentemente non a sufficienza. Che è online. Chi osa essere online? Ma cosa giocate? Cosa giocate? Ecco, però cavolo, sono più bifide che nell'uno. Nell'uno se te con destra e sinistra le potevi far vedere. Ok, no, anche qua. E uno, e due, e tre. Oh, stai calmo, bro. No,
pensavo di averti counterato la situa qua. No, ma perché è salito? Vedi che ste infamate. No, ho sbagliato. Prima lancio boccetta, poi mi ci butto a capofitto. Allora. Quindi tu potresti attaccare dalle scale, ma salgo le scale e la testa fa male. Comunque, prima di comprare questa collection e iniziare questa retrospettiva per farla insieme, stavo giocando per mio conto all'Advance Collection di Castlevania. Ed è molto bene, intanto mi sistemavo un attimo il calzino che è freddo, qua, qui nel castello di Joaq. Double damage, a posto. L'orologio, l'orologio mi piace come concetto, uno zawarudo praticamente, ma non tutti i nemici ne sono affetti, certo, questi qui, gli sparelli, eccetera eccetera, sicuramente sì. Oh, però bello che ti protegge, la boccetta crea una specie di riparo, vedi? No, ho sbagliato, non dovevo smettere. Ecco, ciao. Ecco perché mi ecco perché mi fa impazzire la boccetta. Anche su Smash è forte perché ti protegge, cioè stanna il nemico, lo puoi smashare fuori, no? Oh, sai perché mi confonde? Perché sembra che l'hai colpita già. Sembra che l'hai già colpita l'ascia bassa. Invece viene caricata dopo, capito? Non c'è un pipistrello qua. Comunque, Guigio, perché appunto dicevo, ho giocato. Va bene, va bene. I giochi del Game Boy Advance non l'avevo mai avuti. Ho giocato a quelli per DS, non tutti. Quelli con Soma Cruz non ho giocato, lo so, sono i più belli, eccetera, eccetera. Però anche Circle of Moon e Harmony of Dissonance sono molto fichi. Non potevo chiedere di meglio. Pavimento che crolla, più piccioni. Questo era un gesto di protesta, in verità. Allora. In speedrun come fanno così? Oh! Oh! Dai, non crolla più niente, va là. Non crolla più niente. L'abbiamo scampata anche stavolta. Infatti ci mancava il pezzo con l'acqua, con i mermen, detti anche trogloditi su D&D. Chissà perché gli uomini pesci si chiamano trogloditi. Comunque c'è tutto l'immaginario. Oh! Cos'è st'infamata? Ma. Bello! E come si sconfigge? Ambe! No, però ho capito, fighissimo. Cos'è l'idra tipo? Vabbè che il serpente marino. No, l'infamata non ho fatto. Ah, perché? Comunque volevo provare per vedere un attimo il pattern, però basta che secondo me, basta che. No. Tanto solo la prima volta ci sono arrivato. Ma perché prima io ho fatto un fracco di danni?
No, perché l'ho lanciata, ho capito dove. Adesso vado all'ultimo scacchetto safe qua. Ah, ci senti? Ci senti o no? Ah, ho sbagliato, questo. Lo sapevo, però non pensavo. Ci arrivo laggiù, no? Vedi, volevo colpire con la palombella e poi. Dai! Che t'ho colpito prima io, infamone! Bello sto boss, però. Oh, però non si capisce qua, ogni volta. No, gli voglio fare un botto di danni come ho fatto la prima volta, che mi è piaciuto un sacchissimo. Niente, vabbè. Poi quando vedi, quando torna giù. No. Questo è il più bastardo, perché se non sei all'ultimo scacchietto. Ma perché? Boh, però quell'attacco lì è diverso forse da quello iniziale. Perché di solito la bruciava. Lo bruciava fino all'ultimo. No, ho voluto fare una cazzata, vabbè. Questo con le asce sarebbe stato facile, perché tu rimani giù così. Tipo qua gli rilanciavi una qua, una di qua, già erano 1000 danni. Niente, sono riuscito a colpirlo. O niente da fare. O è rapidissimo o niente. Un danno solo, e va bene. Ce l'accogliamo. Oh, ci arriva laggiù, e invece. Ma dai, ma sono l'ultimo scacchetto, ma che sei infamone però. Ho provato. Comunque sono due teste, come si è potuto vedere. E brava Saifa, che ci porta a casa anche sto boss. Perché la fiammetta dà gusto, perché toglie ben 4 tacche. Abbiamo guadagnato una vita extra, ma che non ci interessa. Adesso siamo proprio nel core. No, cosa mi stai dicendo? Lunghissimo sto gioco. E giustamente siamo solo ora arrivati. No, non ci posso credere, non me lo ricordavo sta cosa. E siamo ora dentro il castello, e quindi come se fosse un gioco. Il gioco potrebbe partire ora. Questo era solo, diciamo, un riscaldamento. Era solo l'aggregazione del party, era. Ah, ok, quelle fanno parte dello sfondo. Già stavo facendo una grande cavolata.
Ah, che stupido. Ah, ok. Oh, sai che non mi sto confondendo con lo sfondo? Non è da me. No, troppo lento. Pensavo bastasse un salto. Quanto mi piace che con una boccetta ben tirata fai fuori un botto di gente, risolvi il Flea Man, risolvi tutto. Oh, va? Ma io ogni tanto ci sparo, qualcosa ci sarà, no? Qualcosa c'è sempre. Infatti comunque è più lunghetto, quanto siamo di live non lo so, però ho visto il walkthrough, non è la solita mezz'oretta, forse un'oretta e un po'. Ma ci sta, eh. Ecco, fatto bene a salvare subito così qualsiasi cosa succede. Arriva un'arpia che arriva. Ah no, il classicone, uccellaccio con Flea Man. No, ma sganciamene tipo 10.000. Che io sono contento. No, no, va bene, me ne vado, me ne vado. Mi hai convinto. No, perché se usassi un emulatore i quick save sarebbero meno intrusivi, no? Invece io, vedi, ogni volta, vedete, sta schermata qua, potrebbe essere pallosetto. Dai, dammi qualcosa. Adesso devo affrontare tutti quegli Axe Armor che abbiamo appena visto sopra. Ecco, già ho sbagliato. Devo andare in bagno un casino, ma non mi posso permettere. Prima si finisce il gioco. Bella la sfumatura del cielo dietro. Guarda che qua ci ha rimpinguato un po' di cuori. Oh va, e di vita anche. Oh mamma mia, se la perdevo così non me lo sarei mai perdonato. Perché ne abbiamo persi diversi. Comunque 24 cuori, è buono per qualsiasi boss ci sarà. Mamma mia, questi. Mamma mia, che pappe questo, eh. Perché non si capisce quando puoi saltare e quando no, cioè, nel senso. Oh! Ma dai! Capirai, adesso tutto il gioco così, chiaramente. Bello, questo il treno me lo ricordavo così figo, veramente, veramente figo comunque. Sì, perché le colonne
con l'azzurrino va bene, quelle lì, le cose tangibili sono l'azzurrino. Io devo guardare solo quello. Sicuramente c'è il pipistrello, ha fatto vedere il pipistrello, però si batte meglio con altro tipo di armi. Con altro tipo di armi. Adesso qua tocca un attimo studiarla la situation. Vedi che... Ma te come ti permetti, scusa? Questo tramonto, bellissimo. È un blood scheletro ancora frusta, ma come si permette? Oh! Ma no, ma cosa succede qua? No, non ho mai fatto, non ho mai preso due danni in questo pezzo. Via, 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 via. Stiamo attenti adesso, questo pezzo sarà come prima molto insidioso. No, ero arrivato. Basta resistere con le piattaforme. Volevo seguire, erano... Questo è il nemico più forte del gioco, no, non è vero, però... Capito, il Blood Skeleton, quindi che si rigenera all'infinito con la frusta. Ma poi perché questi hanno una frusta? Come si permettono? Ma come ti permetti? Stai giù, come ti permetti? Solo i Belmon possono usare la Vampire Killer, comunque una frusta. Ah, già, triplo boss qua, che caspita sta succedendo? Però sembra la conformazione della morte come stage. Chi ci sarà? Primo livello, vabbè. Ok, non salvo perché invece sì, dai, salvo. Gli dico, magari ho sprecato troppi cuoricini, però ne ho 23. Va bene, me lo accollo che lui è il secondo. Anzi, sai che ti dico? Ah, non mi fa fare infamata. E dai, però. Vabbè, non salvo questo. Perché si può fare di meglio. Volevo essere interagibile. L'ultimo con sole 10. No. Chiunque sia è fortissimo. Ma c'ha le stesse mosse della form di Dracula.
No, troppi danni. Voglio trovare una gabola più semplice per lui. Ok. No, comunque anche il martello fa da hitbox. Adesso salvo. No, aspetta, fermo a fare l'animazione dello spiritiello. E c'è l'infamone finale, che sembra avere il moveset di un Dracula second form, ma non è Dracula perché ancora dobbiamo fare ben altro. Spammandone quando ne abbiamo fatti di danni. Ottimo. Non si è ricaricata la vita. Attenzione. Ah, beh. No, sì, forse qua è dopo. Ah, beh, il pipistrello implica solo un boss. Oh, si parte col tema classico. Questa è la. Sarà l'entrata. Ecco, ho perso la boccetta, lo so. Lo so, ho perso la boccetta, ma me la accollo. Oppure no? Figo il demone caprone, l'abbiamo un attimo rivisto così perché ci piaceva talmente tanto e perché abbiamo perso la boccetta. Quindi abbiamo visto qui che abbiamo visto che in verità il pipistrello simboleggia solo che c'è un boss, non che è effettivamente un pipistrello. Allora questo pugnaloide. Però questa è un'entrata del castello molto più agguerrita, visto già ci sono gli Axe Armor, perché però mi piace un botto che andiamo a saltarlo dopo aver creato il party, diciamo. No, guarda, stavo ragionando su una cosa, che rabbia. Ecco appunto. Stavo studiando un attimo gli Axe Armor. Praticamente io volevo fare. Volevo sconfiggerlo, ma lì proprio le sono le scale che ti impediscono, capito? Non so se mi spiego, dà troppo fastidio. I Duallan, com'è che si chiamano? Il cavaliere senza testa sarebbe. Oddio.
Qua abbiamo uno slime. Mi mancano un po' gli slime di Simon's Quest. Dai, per me uno di questi ultimi due boss è la morte sicuramente. Perché di solito nell'Harmony chi c'è? Orlox è uno dei generali di Dracula. Poi ci sono dei generali di Dracula sul cartone che io sinceramente non ho riconosciuto. Sono inventati oppure c'è una lore che io non so. Eppure io l'ho giocati quasi tutti. Miroga non avevo giocato quelli per PS2 perché sono uno stolto. Vabbè, a quel tempo non avevo troppi soldi, in più mi ero lasciato un po' influenzare perché diceva che non erano top, ma in verità sono belli e basta. Certo, non c'avranno un sistema di controllo degli action di quel tempo, ma sono belli. Qua è impossibile che ci sia il segreto perché se no le scale non possono essere attaccate. Dai. Poi non vedo l'ora di fare quello per Mega Drive. Bloodlines è uno dei miei preferiti in assoluto. Qua tutti questi potenziamenti, ci sia la muerte in agguato. La croce, salviamo prima della croce, attenzione. Una balla. Ebbene sì, questa è la morte 100%. Vi ricordate nell'uno quante volte ci siamo stati? Oh, l'abbiamo sconfitta la prima botta, incredibile. Però c'è una second form, immaginavo. In realtà non è vero. E sborda, no, allora facciamo così. Prendiamo questa. Però ci ha resettato i lanciatori, che sfiga. Lo so. Ma vai a cagare. Ho la boccetta. La boccetta non serve. Ecco, la boccetta non serve a niente contro la morte. Fammi pensare. Magari nella seconda fase. Proviamo con la boccetta. Una boccetta tripla. Ecco, ho sbagliato tasto, porca puttana. Proviamo la boccetta tripla al posto della croce. Io già penso che così ne basta e avanzano.
Te dirò. Adesso fammi salvare la seconda fase, come si fa? Perché è andata bene che è planata giù e quindi ha preso la fiammetta. Questa io non c'ho un'idea invece. Oh, raga, la boccetta si riconferma il top. Guai a chi dice il contrario. Io è incredibile. Ho detto, mi fai provare un attimo con la boccetta? Instant kill subito. Poi tripla, tripla. Vado, sto livello si erge tutto in verticale. E arriviamo al penultimo boss. Invece la morte l'abbiamo già fatta. Allora il penultimo chi sarà? Sarà già Carmilla? Siamo quasi alla conclusione di questo terzo episodio di retrospettiva classica. Questo pezzo ho un déjà vu di questo pezzo. No, ho sbagliato, per favore. Questo lo devo fare tutto d'un fiato. Tra l'altro, soundtrack spaziale. Se lo giocassi su PC, nella cornice rossa ci mettevo la chat, ma siamo su PS e vi leggo io le domande. Però oggi non si è palesato nessuno. Consumato tutte le boccette praticamente per i Flea Man, ma ne valsa la pena, perché comunque bruciandoli dà un botto di punti, ho visto. No, c'era un crescendo della musica bellissimo, l'ho interrotto. Viola mi fa impazzire, bellissimo. Paletta un po' bizzarra, E dai, che non c'ero. Già 2 ore che sto giocando, sono le 6:30, ho cominciato, sì, però quasi alle 5. Ai, qua facciamo un salvino. Che però in verità sai che questi qui si possono stoppare con l'orologio, eh? Questa piccola tips. Io sono curioso di cosa c'è qua. Un cuore, che è sempre utile. Visto che comunque le munizioni ne abbiamo poche. Ecco. Salviamo. Già ho visto le guardie alate e non ci stanno troppo simpatiche. Ok, lì è proprio il luogo dove non mi dovevo trovare. Ecco, quello volevo vedere, perché io devo per forza fare un passo in avanti. Niente, non faccio in tempo neanche a fare il doppio salto. Un attimo, mi metto comodo. Ah, in modalità concentrazione. Che se no. Poi devo andare troppo in bagno, veramente. No, no, questo perdo fin troppa vita. Voglio fare una cosa fatta per bene. No, neanche con questa situation qui. Perché
Perfetto, lui invece non ti colpiva e potevo colpirlo senza abbassandomi, quindi non rischiare di interagire con le scale che sono il vero nemico dei Belmont. No, ho sbagliato. Non sarebbe male usare quel potere di Saifa. Ah, ma non ci vedo niente. Sto diventando guercio, forse giocare. No, no, troppo. Uno me la sarei accollato, però dopo diventa un crescendo di ignoranza. Perfetto, per modo di dire. Certo, proprio dove non dovevo essere. Ok, dovrei essere safe e salviamo. No! Perché non me l'ha dato buono, per favore? Va bene, troppo affrettato. Perfetto, e adesso si vola. Ignoriamo la guardia alata, invece no, va proprio lì, va proprio lì, non ci posso credere. No, non ci posso credere, non ci posso credere. Ce ne siamo sbattuti altamente. Qua è tutto un gioco di scale, di sali scendi. Cioè, a un punto da piccolo salivo le scale così per imitare i Belmont. Ah, Christus, aiutami tu. Scale acide proprio di un verde esagerato. Vabbè, che caspita faccio però. Belli sti scheletri. Salviamo ogni schermata perché sennò è un casino. Ma che cosa mi dici che c'è di nuovo quella storietta lì? Allora mi ci butto direttamente. Capito, ma tu come hai fatto a infliggermi 4.000 danni? Eccolo subito, madonna. Dai, dai, mi piace un botto l'inchiostrazione.
a pixel delle quelle, queste colonne. Aspetta, fammi salvare che sono insicuro sulla procedura. Ma sai che non me lo ricordo per niente? L'ho giocato proprio una volta solo questo. No, troppo meschino. Questa è la soluzione giusta. Mamma mia, cosa sto facendo? Questa è l'infamata mondiale. Infamata mondiale. L'armata poderosa di Dracula. Perché devo aspettare che spawnano, io sto sempre sul limite lì. Madonna, mi stavo confondendo. 17 boccette sufficienti, dai, per me quando sei oltre al 20, però potrebbero essere poche. Perché se vado su cosa c'è? Oltre all'infamata, cos'è che c'è? Madonna, sei bloccato nelle scale e arrivano i... Ma dai, mi ero abbassato, lui capito, ti becca, se vuole ti becca. Mi fai vedere cosa c'è su, sono messo troppo curioso. Guarda, salvo. Faccio un macello. No, per capire. Ah, solo un... Vabbè, potremmo guadagnarci in verità. Ma dai! Cioè la carica un frame dopo e quindi non te la prende. Ma dai. Facciamo ciao, ne va là che era... Ci ho guadagnato 4 cuori, dai. Il che non è male. Eccolo, qua pieno di mermen. No, voglio andare a casa. Mamma no, questo merman più ruscello più... No, ma ho perso troppa vita, ma come ho fatto? È troppo ragazzi. Eh no, mi plana nel sedere. L'uccello badulo. Niente, ti attaccano contemporaneamente, quindi ti... Se ne riesci a distruggere uno, se ne riesci a distruggere uno, l'altro ti insula subito.
Oh, tolgono una sbaccola, guarda che roba. Ma dai, come ha fatto che non stavo... Troppo infamante. Questa è la retrospettiva più, non so, più tremenda che abbiamo fatto, no, non è vero. E non mi si girava, è 3 ore che schiaccio destra, non mi si gira, ti giuro. Ci posso credere. Vabbè, il segreto è questo alla fine. Ah, mi scordo che c'è quello. Ci posso credere che non l'ho preso. L'unica volta che plana verso... Oh, infame. Adesso con calma, siamo alle battute finali di questo ruscello. No, cadeva dalla fontana, dalla cascata. No! Dai, uno metà vita mi va bene, ma non di meno, non di meno, perché dopo se c'è da tankare un boss non ce la facciamo. Non ci potevo credere, ormai mi stava spingendo la cosa. No! Caspita. Cazzarola però, eh. Ok. Ok. Gli uccellacci del malaugurio. Adesso io l'uccellaccio mentre sto aspettando che il coltello sparisca. Meglio che nessuno è stato colpito. No, vabbè, dai, non è così difficile questo perché le Medusa Head... invece no, perché stavolta planano molto leggere. Perfetto. Immaginavo scomparissero. Che boss c'è qua? Il doppelganger. Ma è forte? Sì, però le stava prendendo parecchio. Ah, guarda, già gli brucia la testa. Che hitbox è? Ah, visto che forse era anche... Stava flickerando con lo sprite anche di Saif, attenzione. Quindi vuol dire che era il doppelganger un po' di tutti. Quindi dritto giù e poi si sale.
serie. Si partiva subito con un uccellaccio, così, fortuna che è. Oddio, la Clock Tower, la damned, la maledetta Clock Tower. Pensavo di averla svangata, e invece... No, troppo... Bella, cioè una soundtrack fighissima. Ma dai, ti ho colpito. Ma oh, ma... Poi è tutto rallentato, non riesco a saltare in tempo. Non capisco. Vedi, qua non... Boh, è tutto... C'è un calo di frame esagerato questo pezzo. Piano piano scendiamo. È l'ultimo livello, mi raccomando. Ovvio, ovviamente. Poi ci ho fatto apposta perché non sopportavo l'idea di aver perso. Oh, ma non è apparsa la piattaforma, dai che c'ho fretta. Devo andare a sconfiggere il conte Dracula. Ti pareva l'infamata, ero perfetto, era perfetto. Basta andare giù quando ti stufi di... fammi salvare qui. Quando ti stufi di vedere Medusa Head che ti vengono addosso, vai giù. Infatti è stato easy adesso che ho capito. Oh. L'infemeta. Perché in verità bisogna far così, bisogna arrivare da qua, saltare da qui e poi così. Se uno fa tutte queste cose di fila, vuol dire che hai masterato il videogame. Non mi gusta che ho perso un vallo di vita per fare una cazzata. Volevo dire qua cosa c'era. Niente, solo bestemmie e morte come al solito. Chi so, non posso girarmi così velocemente su NES. Porca trotta. 2 e 3, quindi vado giù. 1, 2, 3. Lancio l'infamata, però arriva lui. Troppa roba, troppa roba. Niente,
evitato così subito. Che fastidio che mi arriva da dietro. Prima non era così. Poi questo sbaglio subito. Dai, manca pochissimo. Manca pochissimo. Oh, arriva da davanti. Top. Mi sta benissimo. Me l'accollo. No, volevo dire se fermava anche. Oh, questo è l'infame, messo così, tanto. Io voglio arrivarci full vita perché non si sa mai quante. Poi me lo ricordo il boss del 3, è bellissimo. Poi sicuramente sarà preceduto ovviamente da. Dalla sua solita scalinata. Noi scendo adesso perché mi avete fatto investire lì. Sai perché? Perché io sono sicuro che qua c'è l'infa. Ah dai, mi serve. Serve la vita, invece no. Magari è lì. Dai, qua 100% c'è la vita. Neanche. Oddio, vero? Siamo agli sgoccioli. Quando ci sono questi, vuol dire che siamo arrivati. Perché la stanza prima di quella dei pendoli è subito prima di. La scalinata di Dracula, sarà vero questo ricordo che ho. Ovviamente tutto condito da dei strelu strelu presto presto ritornello. Dai pipistrellacci. Oh. Guarda l'info, sapevo, tanto l'infamata c'è sempre. Dai, che. Poi c'ho anche fame, anche se non è ora. Ma dai, era tutto perfect. E i pendulum. No, doppio pipistrello incrociato, non ce la posso fare. Troppo diabolico. E ora. E salviamo. È il primo step, ci siamo. Ah, poteva essere interessante, ma. Il nostro Trevor Belmondo qua. Ma che pippa! Cioè, ti colpisco. Addirittura l'ho superato. No, questo è bello. Adesso ti faccio la fuga io, merda. No, sono stato. L'ho presa lunga. Oh. Oh, gliel'abbiamo fatta. Come temevo, cioè come pensavo, anzi non è che lo temo, sono contento. C'è la solita scalinata, si può, voglio dire, sì, c'è la solita storia, proprio la scalinata sul nulla. Poi c'è un pezzo su Bloodline che c'è una scalinata veramente nel nulla.
Quanto è bello sto pezzo, quanto mi piace i colori qui, i colori sono spettacolari. Ok, salviamo prima del pugnale, anche se il pugnale non penso sia più forte di quello che noi abbiamo, eh. Ciao Dracula. Ricordate qua le infamazioni. Ah, qua posso anche... vabbè, ho capito, se tu mi fai tre fiammette, come faccio a vincere, scusa? Sei invincibile, signor Dracula. Saifa ci aiuterà sicuramente. E ne fa una terza, mi sta bene, però se io le prime due le schivo, ad esempio. Ah, dovevo già uscire, tu dici. Appena alza lo scettro. Ho capito, non è difficilissimo. Vuoi fare Dracula con lo scettro? Ma chi sei? Ma non sai che non la riesco a evitare? Perché appena la vedo già sale, quindi è incredibile. Io, come va, Ale? Siamo contro il conteggio acqua. Te l'hai vista la serie TV, vedi, sono Saifa, ti ricordi? Era proprio così. Dai, Saifa. Switchiamo con... chiamiamo Trevor, il buon Trevor. Ah, ci cola sangue addosso, l'infame. Ho capito, ma come faccio a evitarlo? Porca miseria. Sto boss chi è? È proprio il conte Dracula in persona. Adesso lo devo rifare tra l'altro perché ho perduto. E che mi fa sta mossa qui? Proprio come nella scena del cartone animato. Poi lui si trasforma in questa bestia. Cioè, Saifa è molto più forte, guarda che roba. Però se lui mi incastra in una certa maniera, io non posso fare più niente. Ah, cattivissimo il bastardo. Vedi, poi fa sti infamata che se te mi fai la colonna così, io non posso fare più niente. Eccolo, salvo un attimo, mi basterà una vita sola. Qua dove lo devo colpire, sempre, eccolo, in testa. Dici che è più forte? Io ho visto solo le prime due, adesso non spoilerò se qualcuno guarderà il video poi in differita. E comunque, vabbè, cavoli, lei è una maga potente. Ecco, infatti, ho detto... Non è che un colpo e muoio, che ho rimasto tre tacche di vita, vedi dove c'è scritto player. E sono arrivato al boss finale con pochissima vita. Però
E in questo gioco tu puoi aggregare tre personaggi: Saifa, Alucard, ovviamente, che è il primo, la prima volta che si vede su Castlevania, è sul 3, quindi questo qua, e un tizio che non c'è nella serie, che è un ladro, un pirata più che altro. E vedi, ma poi è infamissima sta mossa, vabbè. Devo capire, sicuramente è meglio salire qua. Ah, vedi? Poi adesso devo aspettare le piattaforme. Eh no, se me lo spari così non ce la faccio, devo andare giù. Ed è lo scontro finale globale. Poi dopo ci sono quattro finali: Trevor da solo, Trevor con Saifa, Trevor con Alucard e Trevor con questo fantomatico ladro, no? E dai, no, ha cambiato stile. Devo trovare una gabuletta. E dai, però, fammi arrivare su questo. Ok. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Devo trovare un mod. Sì, capirai. Lei c'ha la bacheca che non toglie niente. Poi le sue magie sono super forti. Adesso spara con quell'altra. Ma che è successo? Però no. Però se sparo così non. No, volevo fare una prova. È tipo Willy Coyote, veramente. No, così non ce la fa. Cioè, passa troppo in alto. Devo usare, forse devo provare e cambiare in Trevor. No, poi mi colpisce così. Però già con Trevor e le sue acque sante. Ok, un po' gli abbiamo tolto, un giro l'abbiamo fatto. Trionfa, uccidi la beta. Sì, ci vediamo alla prossima, Ale, ciao ciao. Ah, quindi ogni volta le piattaforme cambiano. Ah, perché in base a chi abbiamo, in base al personaggio che utilizziamo. Perché questi sono arancioni. Però se io switcho. Vabbè, però. No, beh, questo sono io che sono un po' malandato, eh. Ma questo è veramente bifido, sto mostro. Cioè, sto Dracula qui è veramente. No, io volevo andare dall'altra parte. È veramente infame. Me lo ricordavo, ma non così infame. Allora, questo laser di Memma. Dai, ho saltato. Lo sapevo che partiva da quella mano lì. Quindi fa occhio, mano destra. Ah no, mi segue per forza. Oh,
Oh, ottimo, con Saifa questa seconda fase vanno a destra e a sinistra. Però devo stare attento, prima sparo dagli occhi, quindi mi faccio trovare qui, mi scanso. Poi mano. E io sono il più furbo, ovviamente. Bello. Bello questo sprite illuminato. No, la seconda fase la voglio fare un po' con lei, quindi salvo dopo il change. E dai che ci siamo. Ah, sono il più furbo. No. Ah, devo sparare almeno 3 e poi fuggire. Ho capito tutto. Quindi sto qui. Vado qui. Ah, prima. Devo stare attento. Comunque tolgo una sbaccola questa tecnica. Stare muy attento, però ci siamo, eh. Allora, spara diagonale. Salgo su. No, non ce l'ho fatta. Perché c'è uno sparo lunghissimo. Fosse stata una sferetta, te dici. E invece no, un laser continuo e. Ritorniamo un attimo a riposarci. E gli abbiamo già tolto una bella sbaccoletta. Ah, abbiamo finito Risto adesso. Abbiamo finito le magie. Attenzione. Va bene, 4 colpi. Riusciremo a darglieli normalmente, no? Ecco. Bisogna aspettare la piattaforma giusta, però. Ah, no, di là non ci puoi proprio arrivare. Quando. Sì, ne mancano 4, giustamente. Sono pronto, tanto comunque bisogna aspettare questo, quindi. Non ci posso credere, non me l'ha dato valido. Ah, però il colpo non me l'ha fatto. Incredibile. Vediamo che finale abbiamo fatto, quello con Saifa in teoria. Oppure bisognava proprio uccidere Dracula proprio col personaggio. Ah no, ha fatto quello con Saifa, perfetto, vedi, che sono insieme. E infatti il trofeo mi ha dato quello lì. Ah, lei è bionda qua, bello. E che bello. Trevor ha fatto tanti sacrifici. La lunga battaglia è finita. Dracula è morto e tutti gli altri spiriti addormentati. Saifa, la cacciatrice di vampiri, ha avuto una vita difficile,
Ma da quando ha conosciuto Trevor, ha ritrovato se stessa. Bella questa traduzione, molto così. Dopo questa battaglia, il nome dei Belmont sarà onorato da tutte le persone e da tutto il mondo, perché abbiamo salvato il mondo dall'armata malefica di Dracula. Non abbiamo conosciuto né Grant né Alucard, ma abbiamo conosciuto Sypha, che è fortissima. E questa è una delle quattro finali che vi accennavo anche prima al mio amico quando si era connesso a farci queste domande, che io vedo qua in sottoimpressione. Diamo i crediti, bello. Vampire Hunter, Sifal ma come è scritto? Velnades, però sarebbe Belnades. Eccolo, il ladro è lui che si poteva arrampicare in tutte le cose. Grant Danasty, Danusty scritto, va bene. Poi come nell'uno c'erano, no, appunto i fake cosi. Chi è? Non riesco a capire. Alucard Adrian F. Tepes. Infatti lui si chiama Adrian in verità. Come Vladimir si chiama Dracula, no? E poi il grande Trevor. Ah no, non lo dice. Dracula 3 Project Team. Speriamo di rivedere presto un capitolo di Castlevania, per le nuove generazioni. And starring Trevor C. Delmont. Dan, però con un sacco di spazio, perché l'ho chiamato solo, scusa, io mi chiamo Dan, basta, no, scusa. Thank you very much for playing. Come se fossi io stato a interpretarlo, no? E infatti, invece nel primo Castlevania c'erano i fake attori tipo Christopher B, che era no, quell'attore che poi purtroppo è venuto a mancare, se non sbaglio, che ha fatto anche il Conte Dooku, ha fatto uno dei primi Dracula, è morto, no? E no, è morto quello di. Era annoverato come fake, no, nei titoli di Christopher B, oppure tutti questi nomi taroccati di attori veri. E niente, presentato da Konami, io penso con questa schermata. No, premiamo, magari c'è qualcosa di figo dopo. Ah, e come al solito si ricomincia da capo. Perfetto, era giusto per curiosità. Ah, beh, addirittura si ricomincia però col personaggio già sbloccato, te pensa. E quindi uno potrebbe fare tutte le run e sbloccarli tutti. Benissimo. Grazie per essere stati qui. Grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà. Mi raccomando, potete vedere questo in differita su YouTube. Ditemi se volete anche vedere gli episodi per GBA, per questo GBA, per Game Boy normale. To Color, al massimo Color. Su questa collection e ci vediamo alla prossima con Super Castlevania 4, addirittura. Roba grossa, quindi si passa dall'8 bit al 16 bit. Boh, ci vediamo. Buona, buona.